Amici da Tactical Raiders, bentornati all'Isola del Tiro. Oggi siamo alla linea dei 100 metri per provare questo bel concentrato di ignoranza chiamato Azzan Escort. Però come sempre, prima di iniziare, voglio rilanciarvi l'invito a seguirci sui nostri social, mettere like alla pagina Facebook, iscrivervi al canale YouTube attivando la campanella. Mi raccomando, seguiteci anche su Instagram, perché mettiamo dei contenuti diversi dalle altre piattaforme social. Semplicemente per il fatto che non sempre ho il mio socio con la telecamera attaccato al sedere, quindi se mi capita qualcosa di interessante durante i miei turni all'Isola del Tiro, io filmo con cellulare e sbatto direttamente su Instagram. Metteremo il link del nostro profilo qua sotto al primo commento sul tubo, perché siamo shadow bannati, quindi è difficile trovarci. Bene, veniamo noi. Azzan Escort, fucile a pompa, prodotto dalla turca Azzan, camerato per il calibro 12 Magnum. Gli Azzan si chiamano tutti Escort, poi, chissà come mai. Verrà a chiederlo ai turchi la prossima volta che li incontreremo a Livoa. Gli Azzan, dicevo, sono tra gli shotgun più popolari, nel senso come prezzi, sono popular, diciamo, presenti in commercio in Italia. Io stesso ne ho uno, ho il Marine, quello corto, Defender, mi sono sempre trovato bene. Al di là delle simpatie e delle antipatie, secondo me ai turchi non c'è bisogno di insegnargli a far su le armi. Noi stessi, a Livoa, abbiamo visto che un padiglione solo è dedicato appunto ai produttori turchi. Poi che siano importati o no in Italia, quello è un altro discorso, però il teatro della produzione armiera turca, io vi assicuro che è molto vasto. Era un padiglione tutto per loro. Non sto parlando del padiglione di Rofiera, sto parlando di un padiglione che ci abbiamo messo una giornata a girare, con qualcosa tipo 13.000 passi. E c'è veramente roba di tutti i tipi, di tutti i gusti. Quello che arriva in Italia è una puntina di diamanti della produzione armiera turca, di tutte le categorie, e anche con pezzi abbastanza interessanti, abbastanza raffinati. La questione è sempre una: bisogna vedere quanto vuoi pagarli e bisogna vedere cosa gli importatori italiani ci tengono a far arrivare al mercato italiano. Qui appunto vario segmento degli shotgun, dei pompa e in minor misura delle corte è occupato da Azzan, occupato da Deria, occupata da altre cose. Comunque io vi dico, secondo me, da quello che ho visto, da quello che ho potuto toccare con mano, ai turchi non c'è bisogno di insegnargli nulla, e mi dispiace, purtroppo abbiamo cercato anche di mettere in contatto i nostri importatori con aziende, speriamo si vedrà in futuro, perché fanno dei pezzi veramente interessanti anche a livello di subgun, anche a livello di corte, e quindi buona, la taglio qua perché già mi sono dilungato, arrivo alla lettura dell'arma. Allora, guardandolo, design tattico, ignorantissimo, calcio telescopico, come fai a non amarlo? Pesantone anche, vuol dire bel macigliotto, non esagerato, però comunque è un pesantone, non dà idea di essere leggero. Partendo dalla volata troviamo questo spegnifiamma finestrato a 360 gradi, che non è un compensatore perché appunto sfoga solo lateralmente, non devia i gas verso il tiratore. Andando avanti troviamo il lungo serbatoio che il suo proprietario mi ha detto contenere 7 colpi, che non è male. Gli organi di mira sono belli, gli organi di mira mi hanno stupito, perché comunque il mirinone coperto da carta è formato da questa bella fibra ottica arancione molto luminosa, e fa pandan con quella posteriore coperta anche qui dal castello, con un ghost ring ma con due fibre ottiche laterali per un allineamento molto istintivo, regolabili naturalmente, fatte bene. Capitato di vedere su altri turchi, vi ricordate, la pecca, sono andati a cadermi proprio sulle tacche di mira, aveva dato una rosata non congrua. Qui invece devo dire che ci sta, hanno fatto un bel lavoro anche l'attacca agli organi di mira, che comunque è quella la prima interfaccia che abbiamo con la macchina termobalistica. Andando avanti troviamo caratteristico paracalore, che su certi modelli europei paradossalmente molto più costosi non c'è, è un optional che costa un botto di soldi, qua invece te lo mettono. L'azione è fluida, i polimeri sono belli pieni, belli densi, gli assemblaggi devo dire che sono più che dignitosi, il castello ha una finitura classica con quella anodizzato nero qui, che comunque non c'è niente da dirgli, il comandino per sbloccare l'azione, sicura classica pulsante, impugnatura, blocco calcio, che è qui che c'è quello calcio fisso, c'è quello così, c'è quello lungo, quello corto, l'idea è sempre quella, dipende solo da qua e qua cosa ci montro, però secondo me è anche una modularità
che Hazan, secondo me, gioca una carta che Hazan gioca a suo favore. Comunque, blocco del calcio, qui è stata scelta impugnatura a pistola con calcio telescopico, devo dire, neanche fatto male. L'impugnatura è gommata, ha un bel grip, il calcio ha un assemblaggio dignitoso, regolabile con questo tasto, idem il poggiaguancia è regolabile, il tappo del calciolo in gomma morbida, ventilata, comunque ammortizzante, e non è male. Altra cosa interessante che volevo mettere anche sul mio Winchester, quello lo spaccapolsi, che ha l'impugnatura solo a pistola, sto cercando una soluzione simile, ma ho lasciato perdere, perché costano un botto di soldi. Qui invece ci sono arrivati, con un pulsante anche piuttosto duro da azionare, si stacca tutta la parte della calciatura, quindi abbiamo un'impugnatura a pistola per quando vogliamo stare a casa un po' in malattia dal lavoro, si va a fare una sessione di tiro con le Magnum senza calcio. Scherzi a parte, comunque è una modularità convertibile, secondo me, interessante. Il suo proprietario ne ha messo sulla slitta di serie il dot della Konus Atomic, mi sembra comunque molto semplice, bello lunghetto, però sembra un 30 mm. Ha l'apparenza molto luminoso, però oggi è una giornata di agosto, bella limpida, e a 25 metri, che è la distanza standard, a parte quando ce la dimentichiamo, in cui noi proviamo i 12, è già difficile, già difficile vederlo riflesso sul bianco della carta, però dai colpi di prova che ho tirato, devo dire, non ho avuto particolari problemi. Comunque, manca un'altra cosa, lo scatto, non ha precorsa, momento cedevole, tac, e la trazione è anche abbastanza leggera. Secondo me, niente da dirgli, è un gran bel sistema, molto interessante, quel sistema qua, ha impugnatura a pistola, contrapposto al mio che è quello corto e ha l'impugnatura, la calciatura classica, questo qua devo dire non male. Ora, altri 5 colpi, cambio il bersaglio, rimando a 25 metri, sto usando una munizione Nobel Sport Dynamic 1265 da 28 grammi, e quindi niente, via. Ora, l'inserimento delle cartucce è agevole, alcuni sono un po' aspri, ogni tanto magari peccano in quelle robe qua, magari la bavetta di lavorazione, ovviamente non possiamo paragonarli a una produzione italiana o statunitense blasonata, però parliamo di altri costi, parliamo di usi professionali, magari qualcuno qui ci appende la vita o ha esigenze sportive in un certo modo, versus il tiratore medio che se lo porta al poligono e ci tira 500 cartucce all'anno, a dir tanto. Comunque, 25 metri bersaglio, stendo un po' il calcio e via. Vai, vado. Ora, sensazioni di sparo. Vuoi che sia la cartuccia comunque studiata per fare quello che deve fare senza andare a devastare chi la usa. Però mi è sembrato docile. Vuoi anche il calciolo con questo bel tappo in gomma morbida, mi è risultato docile. Anche il poggiaguancia non mi ha spaccato la faccia. L'ho tenuto così nonostante magari avessi anche la possibilità di regolarlo. Bello il grip dell'impugnatura gommata, molto molto interessante. Azione fluida e lo scatto anche lì facile. Il dot della Konus, ve l'ho detto, è un'impresa riuscire a vederlo con nitidezza, lì riflesso sulla carta sotto il solleone, questo non lo so, comunque sono i primi di agosto, è un bel mezzino. Il 12, descrivere sensazioni di sparo del 12, si sa, dipende da cosa gli andiamo a mangiare, molto più che con gli altri calibri. Può essere piuma, può essere ferro, andando a citare un classico della cinematografia italiana. Questa è piuma, dopo arriva il ferro. 1, 2, 3, 4, 5. Mi sembra che non ci sia nient'altro da aggiungere. È un bel attrezzo. Un bel attrezzo che popola. Ora, per accorciare un po', condensare un po' i video dei 12 che diventavano sempre dei colossal tra vari test, munizioni, cambio bersaglio, abbiamo deciso di adottare questa soluzione. Ossia, mandare in panchina lo zombie e chiamare il cyborg. Un altro nostro personaggio del fantashooting, che è il nemico naturale dei pallettoni, perché il caso, il karma vuole che per neutralizzarlo bisogna fare un foro
qualsiasi calibro nella zona gialla, e di solito i pallettoni li fanno sempre il giro intorno a lui e al vampiro. Quindi oggi riproviamo. Attacco Cyborg, ricordo, partirà, diciamo, le solite regole, parte da 25 metri e avanza verso di me. L'unica zona per abbatterla è questo pezzettino qui giallo, che starebbe a simboleggiare ad esempio la giuntura del collo di un possibile Terminator non coperto da copyright. Per la prova io mi sono portato, come avevo detto che è stata piuma, stavolta sarà ferro, quindi io le metto in fila, ci vediamo bene. Per prima partirà una Dynamics, per seconda partirà una HSS Wild Long Range Wild Impact, sempre di Noble Sport, che abbiamo già provato più volte. Sono delle belle slug da 32 grammi, caratterizzate da un design particolare, studiato aerodinamicamente. E per caccia questa, devo dire, picchiano, sono belle violente, fanno dei studiate per i tiri lunghi, e per scaricare uno shock idrostatico pazzesco nel bersaglio che ingaggiano. Ovviamente stiamo parlando di caccia. Quindi parte un'altra slug, parte questa qui, che è una 00 della Noble Sport, non Magnum, pallettoni da 8 mm. Poi cominciamo ad andare sul pesante. Questa qui è una 1276, da 15 pallettoni, ancora 8 mm, quindi la caratura del pallettone è la stessa, ma ce ne sono di più ovviamente, la carica che la spinge maggiore. E qui proprio siamo all'apice, l'apoteosi dell'ignoranza. Siamo con un'altra 1276 con pallettoni da 9,1 mm, quindi questo è il putpurri che aggredirà il nostro sideboard. Vediamo. Mi cuffio, carichiamo, quindi prima, te per ultima, quindi la prima che metto, parte la 9, poi la 8, poi la pallettone non magnum, poi l'arancione e per prima la Dynamics. Quindi saranno due tiri mirati nel frattempo che la bestia meccanica si avvicina, e poi tenterò la sorte con i pallettoni. Pronti? Vai! Camignotta, si può dire in rete. Le ultime due mi ha spaccato la faccia. Cioè, qua sì, sono andato a sentire il poggia guancia, che comunque è quello che deve fare, ossia appoggiare la guancia. Il problema è che si imbizzarrisce sotto i colpi di questi missili. E senti proprio che lo scarica anche sulla spalla. Li ho tirati veloci, non sono stato lì a meditarli tanto. D'altronde questo è la stregua di uno zombie test, un cyborg test. E devo dire che questa volta il cyborg è andato giù. Ci sono tre pallettoni che hanno colto la zona gialla. Queste sono le due slug, e già lì la differenza tra la Dynamic e la HSS si sente, e penso si sia anche vista, come la differenza tra il pallettone e le due bestie in magnum. Non è Noble Sport con le munizioni dei 12, veramente tanta roba. Quelle che usiamo noi, quelle da caccia, pallini, piattello, così, non ho mai provate, però sapete, io parlo di robe che provo, quindi che quelle che abbiamo provato, Noble Sport, secondo me, per i 12 è il top. Allora, visto che siamo qui apposta per divertirci, quanto possibile far divertire anche voi, visto che il pubblico qua me lo chiede a gran voce, mi fanno: fai uno zombie test senza il calcio. Va bene, facciamo uno zombie test senza il calcio, però ve lo dico già subito, uso le Dynamics, non uso le altre, a parte che le ho finite, ma non ho voglia di rischiare di finire su Paperissima. Quindi prendo questo zombino che abbiamo usato in un test precedente con un 223, quindi è evidente la differenza di fuori, e lo riciclo per fare questa ignorantata. Vado ad agire, ce l'avevo qua prima, l'ho perso, con un bossolo di 223 per andare a pigiare a fondo il sistema di sbloccaggio del calcio. Non è facile togliere il calcio, ma secondo me ci sta. Clac! Via, quindi abbiamo uno spaccapolsi turco
comunque con una bella elsa che viene, va dietro anche alla mano del tiratore, e impugnatura gommata, lusso che sul mio Winchester non ho. Comunque, via, 25 metri. Qua sarà dura perché in quelle fasi qua, in quel tipo di spari qua, ovviamente non mi metto a farlo i pleve perché andiamo in un poligono civile, quello magari in cava quando ci andremo. Quindi me lo terrò pericolosissimamente davanti alla faccia. Don't try this at home, non provate a casa, perché, ripeto, paperissima e il web è pieno di gente che si tira degli spaccapolsi sulla faccia. È difficile inquadrare il dot, quindi penso che glielo punterò là in maniera piuttosto istintiva, con il primo pensiero però sempre a non darmelo in faccia. Pronti? Vai! Beh, dai, 2,5 è andato dentro. Ogni tanto riuscivo a vedere il punto rosso. Fosse stato un po' più luminoso o una giornata meno luminosa, sarebbe stato più facile. Però vi dico, con i Dynamics, gestibile. Con i Dynamics, gestibile. Il pugnatore in gomma fa tanto, stringerlo, dare nerva, perché comunque è un attimo. E niente, scatto, ve l'ho detto, ho detto tutto, è giusto questo contenuto extra ignorante. Due a segno, arrivo alle conclusioni, il suo proprietario l'ha pagato 230 euro. E sti cazzi. 230 l'ha pagato lui, il mio l'avevo pagato 200, quindi siamo in una fascia molto molto popular. Secondo me, per uno che magari inizia a sparare, o per uno che non sa se gli piace il calibro 12, oppure per uno che sì, ma voglio spenderci poco, la soluzione è questa. Poi se siete degli operator della sicurezza, oppure vi piace la roba bella, avete soldi da spendere, da investirci, ragazzi, il mercato è pieno. Loro hanno voluto piazzarli in questa fascia qui. Secondo me lo occupano bene. Classificato caccia, naturalmente, quindi a posto. Bene, siamo arrivati alla fine anche oggi. Ringrazio tutto, ringrazio tutti. Noi ci diamo appuntamento venerdì prossimo alle 18. Ciao!